È con noi Vincenzo Manco, presidente della UISP, Unione Italiana Sport, che da 70 anni si occupa di questi temi. Presidente Manco, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Senta, presidente, quanto può essere utile anche sul piano sociale affiancare lo sport e la pratica sportiva al disagio di una persona? Io direi tantissimo, tenendo in considerazione che ormai istituti, diciamo, di ricerca, istituti anche di statistica, penso a quello dello Stato, all'Istat, agli stessi, diciamo, alla stessa politica, alle istituzioni, parlano del grande valore sociale della pratica sportiva, no? La pratica sportiva che incrocia ormai i temi della salute, stili di vita attivi, inclusione, pensiamo a tutta appunto quella vasta gamma di intervento, diciamo, della pratica sportiva legata alla disabilità o al disagio mentale, il tema dell'integrazione, dell'intercultura, l'educazione. Aggiungo io una cosa che magari rare volte viene aggiunta in situazioni di questo tipo, il valore della pratica anche della democrazia all'interno di una società sportiva o dell'esperienza della pratica sportiva in genere. Quindi assolutamente tanto. A livello paese, per dare più spessore, più continuità al valore sociale dello sport, l'Italia che fa? Io devo dire, ecco, che quanto detto prima stride un po' con quelle che sono le scelte, diciamo, del sistema sportivo, ma delle politiche pubbliche in generale, tranne, diciamo, alcuni casi di livello locale come in alcune regioni o in alcuni territori del paese. Tradotto, la vera dimensione sociale della pratica sportiva oggi è definita in ambito europeo, aggiungerei anche, come dire, la definizione di quello che sono per esempio gli obiettivi, 17 grandi obiettivi dell'agenda ONU 2030, in cui è previsto il grande valore della convivenza, della capacità di costruire convivenza e pace per esempio tra i popoli attraverso la pratica sportiva. Stride perché nella nostra legislazione questo valore, ecco, della pratica sportiva, dell'attività motoria, non è riconosciuto come per esempio in Europa attraverso il libro bianco che è stato presentato nel 2007 o la dimensione europea della pratica sportiva attraverso il Trattato di Lisbona. E ecco, tutto questo, diciamo, non viene ancora oggi accolto all'interno di una grande anomalia che vede questo paese e che quindi, diciamo, impatta con la cultura sportiva diffusa. Sto parlando chiaramente dell'anomalia del Comitato Olimpico Nazionale nel rapporto con le politiche pubbliche, con il governo e con le istituzioni. E quindi cosa sarebbe da fare almeno di immediato? Noi vantiamo rispetto alla pratica sportiva un grande ritardo, circa 70 anni, diciamo. Noi abbiamo una legge del 1942 che ha di fatto istituito il Comitato Olimpico Nazionale e tranne qualche intervento di aggiustamento, diciamo così, di alcune normative che riguardano quel fronte, noi siamo molto in ritardo rispetto al riconoscimento di quel vasto mondo. L'Istat dice circa 95.000 società sportive in questo paese, circa cioè un terzo di tutti i soggetti del terzo settore italiano, che non sono formalmente valorizzate per tutto quello che potrebbero fare nell'incrociare le politiche pubbliche a proposito di disagio, a proposito di disabilità, a proposito di intercultura, a proposito di convivenza. E questo avviene come? Riconoscendo il valore di questa realtà, portandola ai tavoli e declinando le politiche pubbliche, per esempio all'interno del rapporto con i comuni, con le regioni, con le stesse istituzioni nazionali. Spesso e volentieri invece in questo paese si preferisce parlare di sport come di un tavolo separato rispetto a tutto questo. Se invece noi stiamo parlando di accoglienza e si riconosce che lo sport è un grande fattore di intercultura, allora nella dinamica dell'accoglienza lo sport va riconosciuto quel valore e quindi deve stare seduto lì. Senta Presidente, prima di salutarci volevo fare riferimento ad un'iniziativa che avete in campo proprio in questi giorni, l'iniziativa Matti per il Calcio. Ci dice brevemente di che si tratta? Ma è un'iniziativa che è arrivata alla 12ª edizione e abbiamo voluto proporre appunto una torneistica, una serie, diciamo, di campionati in cui i pazienti insieme a operatori medici appunto si incontrano, costituiscono una vera e propria squadra insieme, quindi non separati ma insieme, e insieme vivono questa realtà sportiva. Abbiamo notato in tutti questi anni di esperienza quanto gli stessi psichiatri ci abbiano detto per esempio del rapporto di riduzione della terapia di cui facevano uso gli stessi pazienti prima di cominciare questa esperienza, di quanto appunto, diciamo, la terapia poi in
termini non soltanto di dosi, ma anche di capacità di relazione delle persone, degli sportivi, ecco, che poi sono diventati dei veri e propri sportivi, si sia appunto ridotta e invece la relazione sociale amplificata, migliorato anche il rapporto con il proprio corpo che fino a quel momento lì era stato anche trascurato e abbandonato, come sappiamo. Aggiungo, mi permetta, particolarmente contenti quest'anno di poter promuovere questa iniziativa che stiamo svolgendo a Montecatini, perché quest'anno, come tutti sappiamo, è il 40° della legge Basaglia, della mitica 180, e quindi stiamo valorizzando ancora di più questa nostra esperienza nel rapporto appunto con le ASL e con i centri di salute mentale. Presidente Manco, noi la ringraziamo. Buona giornata. Grazie mille a voi.